Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Farnesina per le imprese. Opportunità nel settore dell'energia pulita in Azerbaigian. L'Azerbaigian, paese storicamente legato all'estrazione degli idrocarburi e dotato di immense risorse naturali, sta ora rivedendo le proprie strategie di investimento e punta sull'energia pulita. Per questo guarda l'esperienza delle aziende straniere per la realizzazione di nuove centrali elettriche, termiche e soprattutto alimentate da fonti rinnovabili. Il paese è impegnato, nell'ambito dell'accordo di Parigi sul clima, a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 35% entro il 2030, mirando ad estendere la quota di energie rinnovabili al 30% sempre entro il 2030. In questo processo il governo azero è coadiuvato da banche di sviluppo e da altri organismi finanziari internazionali. Ad esempio la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo sta collaborando alla stesura degli atti legislativi necessari per lo sviluppo delle energie rinnovabili e all'identificazione dei bisogni relativi alla rete energetica del paese, mentre la Asian Development Bank ha concesso nel 2016 una linea di credito di 750 milioni di dollari per il miglioramento delle reti elettriche. Al supporto internazionale si aggiungono alcuni importanti provvedimenti nazionali che vanno verso una progressiva liberalizzazione del mercato elettrico e allo stesso tempo finalizzati a rendere più moderna ed efficiente la rete elettrica. Questa combinazione di elementi può costituire un'opportunità di grande interesse per le nostre imprese che in questo comparto vantano tecnologie e know-how consolidati. Le prossime gare saranno lanciate nel primo trimestre del 2021. Sono previsti nuovi progetti per un totale di 460 MW per il 23-25 e ulteriori 600 MW nel periodo 26-30. Inoltre, il governo di Baku sta preparando una strategia per lo sviluppo di piccole centrali idroelettriche che aprirà nuove interessanti opportunità per il settore privato.